Buongiorno amici della Laser Game. Allora, oggi facciamo una recensione su un nuovo gioiello della casa G&G CMF16. Allora, innanzitutto parliamo del Risse M-Lock, nuova serie. Ragazzi, notare che questa replica è stata studiata sia per i mancini e sia per i destrusi. Ha lo sgancio caricatore sia per i sinistri e sia per i destri, come il ball catch e come il selettore di fuoco. Perciò è una replica studiata per tutti i soft gunner, sia destrosi sia sinistrosi. Abbiamo un nuovo calcio PDV COS VS. Innanzitutto hanno montato la nuova centralina Etu con sensore acustico. Andiamo a vedere come funziona. Grilletto elettronico, raffica. Allora ragazzi, andiamo a dare il comando. Passeranno i 10 secondi. E la nostra centralina ci avviserà con un segnale acustico. A questo punto il nostro SG sparerà raffiche da 3 controllate. Ok, allora entriamo nel tecnico. Questa SG monta un motore IFRIT da 25.000 giri. Ha le tacche di mira in metallo flip up. Ha delle slitte Weaver. Questo è un sistema M-Lock. Ogni foro ha la filettatura per alloggiare le proprie slitte. Dopodiché ha il sistema ball catch ambidestro funzionante. Andiamo a vedere. Allora, vediamo un attimino. Giriamo la SG. Ecco qua. Il boccaccio aperto si può sganciare da questa leva o dalla leva dall'altra parte. Come avete visto, ha uno pap rotativo di ultima generazione, boccole da 8 mm e adesso vi faccio vedere il gruppo aria di questo ASG. Ecco qui il nostro gearbox totalmente rinnovato. Il cilindro rimane lo stesso, il gearbox, come potete vedere, possiamo andare a vedere il settoriale dove aggancia il pistone. Dall'altro lato abbiamo il serial number del gearbox, il lamierino del ball catch. Allora andiamo al tunnel a vedere quanto sviluppa in energia joule la nostra replica. Allora, primo colpo 0,91 joule. Zero,86 joule. Allora, carichiamo bene il caricatore. Facciamo scaldare il gommino pap. Allora, terzo corpo 0,90. Metti di a fianco qui così facciamo bene le riprese. 91. Zero,88, 0,88, 0,89, 0,91, 0,90, 0,89, scusate, 0,88,
0,90. Siamo sull'orna dei 0,90. Poi naturalmente, come mi muovo, il crono magari fa delle misurazioni sballate. Adesso andiamo in ROF, vediamo se la nostra replica ha buchi nei cicli di raffica. Ha un caricatore originale maggiorato da 450 colpi. Ragazzi, veramente un ottimo prodotto.